finalmente arrivò. Le parole finirono. Tutto detto e ridetto mille volte, implorando, urlando, sussurrando, tutto era stato spiegato. Ricerca infinita, sapiente pazienza, caparbia tenacia, estrema speranza. Disillusione, squarcio nel velo opaco del dubbio e giustezza. Così le parole finiscono e arriva il silenzio. Poeta non per caso, ma per vocazione, Anna Maria Variale, napoletana di nascita e bagolese di adozione, ad un certo momento della sua vita ha tirato fuori dal cassetto i suoi componimenti, scritti da sempre, ma pubblicati soltanto da pochissimo. Una raccolta di versi che non ti aspetteresti di ascoltare, parole forti e leggere che strinzacano la sua anima e che sono il preludio di qualcosa d'altro. A breve, una raccolta in lingua napoletana. Sono 7 poesie tutte diverse l'una dall'altra, e tra l'altro anche con datazioni molto diverse. C'è addirittura una poesia che ho scritto credo nel 1981, che è Introspezione, e fino all'ultima che è mio figlio, che ho scritto pochi mesi prima che uscisse il libro. Quindi i temi sono diversi ed è... Comunque sicuramente espressione dell'anima, espressione di momenti particolari della mia vita. Beh, è stata una grande affermazione perché sono piaciute molto, la cosa più importante è quando trovo qualcuno che mi dice incredibile, è come se l'avessi scritta io, questa cosa rispecchia perfettamente quello che ho pensato, uno stato d'animo, una situazione che ho vissuto. Sì, non sono nate per caso le poesie, è nata per caso questa raccolta, in verità è una raccolta di cui io faccio parte, di 13 poeti, io ne faccio parte con 7 poesie. È nata per caso l'occasione di pubblicare, perché io scrivo poesie da sempre, però le ho sempre tenute chiuse in un cassetto, non ho mai avuto ma neanche il coraggio di condividerle, perché la poesia è una cosa molto intima che difficilmente riesce a condividere. Però a un certo punto mi sono detta, ma perché non partecipo ad un concorso, vediamo un po', mi metto in gioco, forse non è manco giusto tenere sempre chiuse queste cose. E così ho partecipato ad un concorso di poesie l'anno scorso e il giorno dopo sono stata contattata dalla casa editrice e mi ha proposto di far parte di questa antologia, al di là del concorso. Ed ho accettato ed è stata poi una sorpresa, anche una bella esperienza per me.